che rappresenta il simbolo di una rivoluzione. Il simbolo di una rivoluzione che qui in Italia, vuole dare un esempio specifico soprattutto a un popolo come quello francese che invece avrebbe tutto da insegnarci. Ricordiamo che la parola rivoluzione forse ci deriva proprio da un popolo che l'ha fatta per prima, ma noi vorremmo semplicemente far capire che le rivoluzioni possono essere fatte anche in diverso modo, che possono essere fatte anche con diverse tecniche, possono utilizzare anche diversi risultati, forse anche più grandi e più importanti di quelli che la violenza, che di solito viene associata alla rivoluzione, potrebbe ottenere. Sto parlando di una rivoluzione civile, civile però che riesca a ottenere tramite la disobbedienza civile di un popolo che unito può far paura e più paura di qualsiasi arma a quelle persone che vogliono sottometterci. Ma chi sono quelle persone che ci stanno sottomettendo? Sono evidentemente degli oligarchi che ormai non stanno probabilmente neanche più qui in Italia. E parliamo di qualcuno quindi che ha un potere sovranazionale che va oltre i confini dell'Italia. E parliamo di un'Europa oligarca, parliamo di una banca centrale oligarca e per questo oggi, prima dell'inizio ufficiale di questa assemblea, che ricordo non è una conferenza, cioè dove tutti voi interverrete, qui avrete il vostro spazio di 5 minuti per intervenire, e qui troviamo cittadini di un popolo italiano. Questa è la prima assemblea a Roma. Spero che dalla prima di oggi se ne terranno tantissime altre. Come dicevo prima, avevo preannunciato prima dell'inizio ufficiale di questa assemblea, in altre città italiane se ne terranno altre e le potranno organizzare e indire